siamo ancora qua noi, sempre il nostro amico Halo 7499 si apre per l'ennesimo tentativo di vedere se riusciamo a fare questo maledetto video. Abbiamo avuto parecchi problemi, adesso è il nuovo tentativo di andare avanti con questo caspiterino di episodio, no? Io dico, a un certo punto bisogna anche andare avanti, no? Non si può sempre continuare a ripetere sempre le stesse cose. Allora, abbiamo detto, abbiamo messo a punto quella mod lì, adesso stiamo facendo la strada. La strada l'ho già fatta perché intanto che facevo la strada e registravo il video mi si è crashato 100.000 volte e ho potuto continuamente buttare via le registrazioni, capito? Come migliorare. Adesso la strada è fatta, perfetto. Oh, non ci resta soltanto che aggiustare qua e là. Joseph, buongiorno. Hi, hello, hello, se ti potete vedere. Sistemare quello che è. Ok. Stavamo andando avanti, vedete, abbiamo già messo tutta l'illuminazione, tutti i pali, tutto quanto, perché cerchiamo assolutamente un modo, un tentativo disperato di non far spawnare i maledetti schifosi creeper, perché i creeper sono la causa principale delle voragini che abbiamo all'interno del nostro paese. Quindi se io vado a fare le missioni contro quello che sarà poi nel paese di Gonagai, però lascio i creeper che spawnano e fanno su questi macelli, io torno qua in questo paese che praticamente il paese non c'è più. Quindi cosa devo fare? Mettere luci ovunque per fare in modo che non spawnino né qua, né tantomeno sui tetti e neanche sulle mura, perché anche sulle mura è un continuo. Quindi adesso noi, saltando vari passaggi, cercheremo di sistemare. Ambrogio, ma che schifo Ambrogio, ma cosa è successo alla tua casa? Ma non lo so io, ma perché? Perché c'hai una casa che sembra una grotta? Non lo so cosa è successo qua. Non riesci a fare niente proprio, non riesci a uccidere i creeper che vengono a insinuare casa tua. Quella faccia lì. Sei tu che hai parlato, Ambrogio Ambrogino? Non mi sembra, il verso di un somarello. Cosa vuoi fare? Io sono piccone per andare a raccogliere i miei minerali, ma non è che posso uccidere i creepers, mi fanno paura, mi spaccano tutto qua, mi fanno saltare in aria la casa, non ce la faccio più. Quasi quasi cambio poi. C'è un somarello. E invece tua moglie Gertrude? Non si vede? Non l'hai vista ancora in giro? Ma guarda, l'altra volta era lì che cercava di coltivare i campi, ma non è che la vedo. Ultimamente è un po' che non la vedo, che bazzica un po' in giro di qua e di là, non so dove sia. Ho qualche presentimento strano, ma non voglio dire cose che poi magari non sono vere, ecco. Va bene, niente, adesso cercherò di sistemarti un po' la casa e poi vediamo il da farsi, va bene? Ok Ambrogio? Ti ringrazio molto moltissimo, Halo 7499, grazie mille. Va bene, andiamo avanti, poverino questo Joseph, non so neanche cosa dirgli, cosa potergli dire, poverino, perché lui c'ha una moglie che non la vede mai praticamente, sempre in giro. Guarda, ecco qua il Ciuchino, cosa fai qua? Accompagnare Ambrogio, il minatore, va bene. Allora iniziamo con... non c'ho neanche una pietra, che schifo. Con sistemargli un po' la casa anche di Ambrogino, muovere la stellina. Ok, scendendo il sole, subito da Sofitia, andiamo subito a correre da Bella al Cacciafà. Ehi. Benedetta, sei la luce dei miei occhi, ti amo più della mia stessa vita. Oh, che parole romantiche. Iniziano anche loro a fare come pietra divina, vedrai. Vedrai se non va a finire così. Vedrai. Devo fare un po' di lana qua. Riempiamo il villaggio di gente un po' iniqua. Vabbè. Ok. Qua siamo a posto. Allora, la casetta c'è. Mancano un po'. Mancano due o tre vetri. Un altro buco sistemato. Qui ci manca la porta, mettiamo un po' di luce anche qua? Ma sì, dai. Ed eccoci qua,
Finalmente, dopo vari e svariati tentativi, dopo più di 300 lampade e avanti e indietro con Lucas che dava i soldi la Benedetta e Lucas ci faceva le luci. Cosa stanno facendo? Cosa sta facendo quel maiale? Maya Rus? Dai, non ci credo, che schifo. Ma vergognatevi, schifosi. No, questo è proprio il colmo, l'apice dello schifitus. Comunque avete visto che finalmente siamo riusciti. Geltrude lì col sindaco. Ecco perché quel povero Ambrogino è sempre solo. Guardate lì. Avete visto? Avete visto dov'è? Geltrude col sindaco lì sopra. Adesso stiamo facendo passare la notte per vedere se in effetti non spawnano più creeper. Guardate quante lampade ho dovuto buttare giù. Una cosa esagerona. Comunque, Allora Joseph, come ti sembra qua, Joseph? Va bene? Dai, ci hai messo un sacco di buona volontà, ma alla fine i risultati si vedono, dai. Non possiamo certo lamentarci. Guarda che bello, tutto illuminato. Pietro la legge con Ludmilla che guardano chissà cosa. Cosa state facendo voi due qua? Cosa che guardate? L'orto? Effetto serra? Ludmilla? Non mi risponde neanche a morire, guarda, neanche minimamente. Pietro gli sussurra all'orecchio. Non rispondegli che quello è ignorante. Va bene, come non detto, ok. Ancora lì. Ma Lucas! Andiamo a origliare, vediamo cosa dicono. Come Lucas! Siamo figlio della pazzia! Benedetta, tu sarai sempre nel mio cuore. Da oggi fino all'eternità le mie invenzioni saranno dedicate tutte al tuo nome. Scusa un attimo! Ehi, allora? Benedetta, ci vediamo, devo andare. Oh, che vergogna! Che vergogna! Ma Benedetta, ma che schifo, ma insomma! Ma... si potrà? Non si fanno quelle cose. Adesso quando vedo il sindaco glielo dico e prenderà seri provvedimenti, perché così non va. Mi dispiace, un creeper. Come ha fatto a comparire il creeper? Pietro, mi fa esplodere tutto. Assolutamente bisogna uccidere il creeper. Assolutamente. Non esplodere. Basta. È quella maledettissima della tua sorella minore. Perché? È venuto fuori ancora un creeper. Non ho capito da dove, ove. E questo è un posto incriminante. Noi mettiamo ancora un po' di luce. Sembra che questo sia un angolo con poca luce. Si è un po' una zona un po' morta qua. Io qua intanto provo, visto che ho finito i pali. Ho sbagliato. Ci metto questo. Cioè, ragazzi, la luce c'è, è possibile che, ma adesso va bene tutto. Lucas, ma le tue luci servono o non servono? Le mie invenzioni sono le migliori in questo campo. Fanno luce ovunque, sotto l'acqua, sotto la neve, dappertutto tutto. Quindi non mi puoi disturbare, grazie, arrivederci. Cosa mi segui? Sto andando a trovare la mia cara. Poi è possibile avere un po' di privacy?
giusta, tutta la privacy che vuoi, Lucas, ma mi sembra che tu e la Benedetta non pensiate proprio ad altro. Come ti permetti? Ti sfido, vile marrano. Avrai mie notizie. E va bene. Ok. Va bene, ragazzi, io penso che le luci ci sono. È venuto fuori quel creeper lì, sarà molto raro. Abbiamo trovato, abbiamo visto appunto la mod, la nuova mod che ci dà questa, la possibilità di avere questi villager un po'. un po' vivi, un po' più vivi. Speriamo che presto si arriverà ad avere dei villager anche da noi qua, che arriveranno ben presto. E posso dire conclusa la puntata. E la prossima volta inizieremo con l'avventura vera e propria del nostro. Questo chi è? No, questo no. L'avventura vera e propria del nostro povero Halo 7499, che andrà finalmente a dire alla base super segreta, laboratorio X13. Che così. Che siamo pronti per partire. Magari con Master Chief cercheremo di procurarci sempre quel discorso Lucas, dei pistoni per chiudere le entrate. E si parte. Va bene? Per ora è tutto. Dal vostro amico Halo 7499 vi saluto e ci sentiamo al prossimo episodio. Siampete! Heart is a ghost town.